Incrementare l'efficienza del sistema di protezione civile attraverso una collaborazione sinergica fra le sezioni provinciali dei vigili del fuoco e della Croce Rossa italiana. È lo scopo del protocollo firmato a Cremona tra il comandante Antonio Pugliano e la presidente Loredana Uberti alla presenza del prefetto Corrado Conforto Galli. Le due realtà già collaborano nel quotidiano, ma soprattutto nei casi più complessi come gli eventi meteorologici estremi, intervenire con un'azione congiunta può fare la differenza agire in tempo di pace, appunto nella fase... Prima dell'emergenza, rodare tutti i meccanismi di tutto questo sistema composito che è l'Organizzazione Provinciale di Protezione Civile consentirà poi al momento, al verificarsi dell'evento, un'azione assolutamente più efficace e più efficiente. Stabilire come cooperare significa conoscere le dinamiche, avere indicazioni dirette e veloci, formarsi insieme per poi intervenire con tempestività in modo efficace. Non sempre è facile. Eh, decidere immediatamente cosa fare o come. Questo scambio di informazioni e di formazione deve servire proprio a rendere fruibile tutto quello che poi verrà effettuato durante un soccorso. All'occorrenza è autorizzato lo scambio di unità tra la sala operativa dei vigili del fuoco e della Croce Rossa italiana. Inoltre saranno presto organizzati incontri formativi ed esercitazioni comuni. Ci eserciteremo ad affrontare scenari di, di incidente in cui c'è la collaborazione sul campo tra noi e la Croce Rossa e poi, per esempio, mi viene in mente l'attività di soccorso alle persone, cioè di ricerca alle persone, che è un fenomeno che si verifica spesso anche in provincia, quindi in cui viene mobilitato un po' tutto il sistema. Il protocollo viene sottoscritto durante la settimana nazionale della protezione civile, che prevede attività finalizzate alla mitigazione del rischio e alla sensibilizzazione dei cittadini.